Al Regional Meeting di Padova sulla farmacia dei servizi, il modello Veneto, innovazione e sinergie per la salute della comunità, abbiamo qui con noi l'assessore alla salute dei servizi sociali della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, alla quale chiediamo perché è importante la presenza dell'assessorato regionale a questo evento di Federfarma Veneto, nel quale si tratta un tema così importante e nel post pandemia sempre più presente nella sanità pubblica regionale e nazionale. Ma la Regione Veneto ha sempre dato molto valore e molto peso alla rete delle farmacie. 1500 circa sono le farmacie oggi in Veneto e sono un presidio capillare, ormai lo troviamo un po' dappertutto, ovunque, anche dove sappiamo, pensiamo alle zone periferiche, alle zone di montagna, insomma, dove oggi è più difficile trovare anche presidi sanitari, tipo medicina territoriale, medici di famiglia, medici di base, che sappiamo sono molto difficili oggi da reclutare e da trovare. E quindi abbiamo sempre investito e creduto molto nella rete e nel servizio delle farmacie territoriali. Le farmacie sono un presidio importante che sono a contatto con il cittadino e quindi devono per forza di cose entrare nella rete dei servizi. Da qui tutte le iniziative che in Veneto sono partite molto tempo fa, insomma prima della pandemia, prima del PNRR, prima del DM77, se pensiamo ancora a quanto noi abbiamo inserito nei piani sociosanitari, l'ultimo piano sociosanitario, quello del 2018, ha un capitolo specifico sulle farmacie dei servizi. Siamo stati i primi a sperimentare le farmacie dei servizi, i primi a mettere in campo tutta una serie di iniziative, pensiamo agli screening per quanto riguarda il colon retto, siamo state una delle prime, io credo, in tutta Italia a fare aderire le farmacie a questa iniziativa con dei risultati e un'adesione molto molto alta, il FederCoop, cioè la possibilità di prenotare le visite specialistiche in farmacia iniziate in alcuni territori più periferici e oggi insomma sdoganate, e poi chiaramente la pandemia sappiamo che le ha sdoganate in maniera molto forte, quindi vaccinazione, Covid, anti-influenzale e soprattutto tutta la parte legata alla diagnostica, quindi con la somministrazione di tamponi. Abbiamo fatto un passo in più con le due delibere ultime, quella relativa appunto al cantiere specifico per quanto riguarda la farmacia dei servizi inserita nel contesto del DM77, il cosiddetto potenziamento del territorio, la medicina di prossimità, e le farmacie rientrano appieno in questo contesto e in questa concezione, e poi anche una delibera in cui abbiamo dato la possibilità alle farmacie insomma di ricavare degli spazi anche adiacenti, non all'interno delle farmacie, per poter fare quelle attività supplementari e di supporto insomma al sistema sanitario e sociosanitario. Assessore, un'altra brevissima domanda. Si può dire allora che la prossimità è un valore per la Regione e che in questo senso cercherete ancora di più di andare verso i cittadini? C'è bisogno di ancora un maggior coinvolgimento dei cittadini per fargli conoscere tutte le potenzialità del sistema farmacia sul territorio, secondo lei? Allora, io credo che c'è bisogno sicuramente di un coinvolgimento, una consapevolezza per quanto riguarda i cittadini e una condivisione della rete. Oggi siamo tutti molto concentrati sul potenziamento del territorio, tutto il DM77, tutto il PNR si poggia su questo, e quindi case di comunità, ospedali di comunità, COT, distretti, consultori, farmacie dei servizi, infermiere di famiglia, domiciliarità, è tutto poggiato appunto su un intervento territoriale di prossimità. Questo credo anche, insomma, non possiamo non nasconderlo rispetto oggi alla fotografia che abbiamo: invecchiamento della popolazione, cronicità, pluripatologie, necessità insomma di non autosufficienza, di comunque gestire la persona malata o la persona insomma che non sta bene più vicino possibile al proprio domicilio. E poi io credo che le farmacie rappresentano insomma anche un presidio sociale e relazionale non indifferente. Gli anziani soli, gli anziani, se pensiamo anche oggi alla grande tecnologia che è stata sdoganata rispetto alla pandemia, quindi telemedicina, telemonitoraggio, cioè lo smartphone ci permette di far tutto, di prenotare, però gli anziani, insomma, il gap digitale c'è e le farmacie possono aiutarci anche in questo. Questo, quindi è un'ulteriore declinazione anche questo. E poi
chiaramente è un presidio sociale e relazionale. Faccio l'ultimo riferimento con rispetto ad altre iniziative che sono più sociali. Penso alla violenza di contrasto nei confronti delle donne. Noi già per il passato abbiamo agganciato le farmacie in una formazione collettiva di tutti gli attori, proprio per cercare di individuare in maniera precoce subito dei segnali che possono dire qui c'è un problema e c'è la necessità di intervenire. E noi siamo consapevoli, insomma, che più sentinelle abbiamo sul territorio, sentinelle specializzate, professionali, competenti, insomma, più riusciamo a raggiungere più persone. Grazie mille, Assessore.